Andremo a vedere perché possiamo parlare di seconda vita per i vecchi computer. I RAEE, come abbiamo detto, sono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che, come tutti i rifiuti, hanno delle problematiche, ma in questo caso parliamo di problematiche particolari. Infatti, lo smaltimento di questi rifiuti, proprio per i materiali, che sono, diciamo, che costituiscono questi rifiuti, lo smaltimento, ripeto, è molto, molto particolare e presenta particolari difficoltà. In Italia il decreto ministeriale 185 del 2007 ha suddiviso i RAEE in diverse categorie, sulla base delle problematiche legate allo smaltimento e sulla base della pericolosità ambientale che questi apparecchi comportano. Diciamo, la categoria sulla quale noi andremo ad impattare è la quarta categoria, la R4, quella che, come vediamo, comprende le apparecchiature per l'informatica e per l'office automation. Da questo grafico, che diciamo è del rapporto annuale 2010 sul sistema di ritiro e del trattamento dei RAEE in Italia, che viene fatto da una serie di consorzi, vediamo che questa categoria rappresenta il 15%, 15,24% del totale dei rifiuti che sono stati raccolti. Dai dati del rapporto 2011 che sono stati presentati ieri a Roma, questa tendenza viene confermata. Qui sotto riporto una nota che è molto importante. In Europa ci eravamo posti degli obiettivi che erano quelli di raccogliere almeno 4 kg per abitante all'anno di RAEE. Diciamo, questa quantità è stata raggiunta nel 2010 in Italia e allo stato attuale siamo vicini, l'abbiamo superata, siamo vicini intorno ai 5 kg. Per quanto riguarda il nostro territorio, abbiamo dei dati che riguardano le Marche. Siamo nella media nazionale, nel senso che quando diciamo, la percentuale di raccolta era appena superata il 4,09 kg, nelle Marche si parlava di 3,94 kg, quindi più o meno siamo in media. I RAEE come possono essere conferiti? Non possiamo ovviamente, per la loro pericolosità, conferirli nei cassonetti, ma vanno necessariamente portati alle isole ecologiche o, come appunto dice il decreto ministeriale di cui abbiamo parlato prima, che è anche chiamato decreto RAEE, devono essere accettati dal rivenditore, dal distributore, nel momento in cui l'acquirente acquista un'apparecchiatura della medesima tipologia. Questo per rispondere a un principio che è stato anche, di cui si parlava anche ieri, che è quello che chi inquina paga. Quindi diciamo chi diciamo, è produttore, distributore di determinate apparecchiature inquinanti deve farsi anche carico in parte dello smaltimento e della raccolta. Andiamo appunto a parlare della categoria che ci interessa e di un'apparecchiatura particolare che sta all'interno di questa categoria, che sono i personal computer. I personal computer negli ultimi anni, diciamo da 20 anni all'incirca a questa parte, si sono trasformati da bene di lusso a bene di consumo. Cosa significa? Inizialmente i computer si trovavano esclusivamente all'interno di ambiti lavorativi che non potevano prescindere dall'utilizzo di queste apparecchiature e raramente all'interno delle abitazioni private. Ora sappiamo benissimo che il personal computer è il bene di consumo per eccellenza, nel senso che non esiste ufficio, impresa, ente che non ne abbia uno, non esiste quasi mai un'abitazione dove non sia presente un computer. Questo qui ha portato la collettività, gli enti, le amministrazioni pubbliche a porsi il problema di come smaltire questi computer, che sempre di più creano problema. Perché? Perché hanno una vita media molto bassa.
si calcola che la vita media di un computer si aggiri intorno ai 2-3 anni e molto spesso la sostituzione di questi computer non deriva da una reale necessità legata all'utilizzo di questa strumentazione. Qui abbiamo riassunto moltissimo, diciamo, con due grandi motivazioni perché vengono sostituiti i computer. Vengono sostituiti perché i nuovi sistemi operativi richiedono più risorse, ovvero perché il software che esce nuovo, diciamo, che viene creato, richiede computer con prestazioni più elevate. Ma molto spesso, diciamo, con questo sistema si crea un circolo vizioso, ovvero i nuovi software molto spesso non hanno nuove funzionalità, semplicemente richiedono nuove prestazioni che richiedono un nuovo hardware, e questo è un circuito che si autoalimenta dando vita, diciamo, per quello che riguarda noi, la parte che ci interessa, a sempre maggiori rifiuti. Un altro aspetto che sicuramente non è secondario è puramente consumistico, ovvero è bello avere un nuovo computer per motivi di design, di grafica, perché è più accattivante. E quindi, diciamo, queste problematiche vanno affrontate poi nel momento in cui questi computer devono essere smaltiti. Diciamo che lo smaltimento comporta due grandi problemi. Uno, la perdita del valore residuo. Da uno studio fatto da Greenpeace si calcola che un computer che ha un potenziale di accensioni pari a 100.000 volte viene solitamente sostituito prima di aver superato il 50%. Quindi, quando parliamo di perdita di valore residuo, cosa intendiamo? Intendiamo che un computer che non viene utilizzato al massimo fino a fine vita, ma viene abbandonato, dismesso, comporta la perdita per quanto riguarda il suo valore lavorativo che non viene utilizzato. Un secondo problema è quello legato puramente allo smaltimento, che ha ovviamente dei costi in termini economici, perché va ritirato, smaltito, poi i RAE hanno una tipologia di trattamento molto particolare, prima c'è una fase di messa in sicurezza, poi di disassemblaggio della componentistica, di recupero dei materiali, e poi un altro aspetto è quello del costo in termini ambientali. Qui riportiamo una tabella che è molto interessante, ma per certi versi molto inquietante. Qui abbiamo i materiali, l'elenco dei materiali che si trovano all'interno del computer, l'incidenza in percentuale che questi materiali hanno sul peso totale del computer e l'efficienza del riciclaggio nei loro confronti. Vediamo che ad esempio le materie plastiche, che incidono sul peso per un 23%, quindi un'incidenza elevata, hanno un'efficienza di riciclaggio molto bassa, del 20%. Da queste problematiche, da questi costi in termini ambientali ed economici, nasce l'idea del riuso dei personal computer. E qui nasce l'idea del Treasure. Il Treasure è partito ufficialmente a Macerata la scorsa settimana, e è partito la scorsa settimana non a caso, perché la scorsa settimana era la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. E questo è un primo esempio di progetto reale sul riutilizzo. In cosa consiste il Treasure? Il Treasure consiste nel recuperare PC obsoleti prima che entrino nel ciclo dei rifiuti, quindi prima che vengano consegnati alle isole ecologiche o vengano raccolti da chi recupera i RAE, rendendoli nuovamente operativi attraverso l'assemblaggio di componentistica hardware e con installazione di software open source. Ultima fase è la donazione, cioè il riutilizzo di questi computer in ambito socio-culturale, che poi descriveremo. Vediamo gli obiettivi che si pone il Treasure. Gli obiettivi sono: il primo, quello più scontato, ovvio, visto anche la sede, è quello della riduzione dei rifiuti. Ovviamente un computer che noi continuiamo ad utilizzare anziché portarlo all'isola ecologica è un computer in meno che viene acquistato, è un computer in meno che diventa rifiuto. La riduzione del digital divide. Cos'è il digital divide?
è il divario che troviamo tra chi accede, può accedere alle tecnologie dell'informazione e chi invece non ci riesce. Questo divario si presenta sia su scala globale a livello geografico, quindi ci sono dei paesi che hanno più difficoltà ad accedere a queste tecnologie e altri paesi che non ne hanno affatto, comunque dove questo fenomeno è meno frequente. O anche all'interno di uno stesso paese. Il digital divide si manifesta ad esempio per età, quindi abbiamo persone che in avanti con gli anni non hanno possibilità di accedere per competenze, per conoscenze alle tecnologie dell'informazione, ma anche per possibilità economiche. Ci sono privati ma anche associazioni che non hanno la possibilità di acquistare personal computer. E poi vedremo più avanti come il treasure impatta con questo problema. Terzo obiettivo è la diffusione del software libero, il software open source. Il software libero è un software che si sviluppa in una comunità, in condivisione, perché il kernel, che è il cuore del sistema operativo, è libero, è modificabile da tutti, da chi ovviamente ne ha le competenze. E quindi il sistema operativo cresce, si modifica continuamente all'interno di questa comunità di sviluppatori. Andiamo a vedere le fasi del treasure, cioè come viene praticamente applicato il treasure all'interno della collettività. La prima fase è quella del recupero dell'hardware dismesso, prima, come abbiamo detto, che esso entri nel ciclo dei rifiuti. In questa fase sotto abbiamo specificato comunicare il treasure. Perché? Perché per recuperare questo materiale prima che venga dismesso e che entri nel ciclo dei rifiuti è importante che la collettività abbia conoscenza del problema, sappia in cosa consiste il treasure, perché è importante donare un computer al treasure anziché portarlo all'isola ecologica. E in questo senso ovviamente sono importanti le conferenze stampa di presentazione, campagne di marketing, ma anche la stessa educazione ambientale che facciamo all'interno delle scuole. Infatti un modulo dell'educazione ambientale di quest'anno sarà dedicato a comunicare il treasure, cioè a spiegare in cosa consiste, proprio perché le nuove generazioni sono diciamo i maggiori fruitori di queste nuove tecnologie. La seconda fase è quella della selezione del materiale. Se noi vogliamo che il progetto Treasure abbia sia ottimizzato, abbia una funzionalità elevata, non dobbiamo trasformare il Treasure in un'isola ecologica. Dobbiamo dividere i due ambiti. E quindi il materiale va selezionato e vanno, presi solamente quei computer che possono essere realmente riutilizzabili anche in parte. E qui andiamo nella terza fase. Molto spesso un computer viene sostituito perché ha un unico componente che è guasto. Non si è rotto l'hard disk, cambiamo il computer, dimenticando che all'interno del computer ha all'interno molti componenti, RAM, mainboard e via dicendo. Quindi noi dobbiamo verificare i singoli componenti che vanno a comporre il computer e vedere quali sono riutilizzabili e quali no. Ovviamente mandare successivamente in isola ecologica il materiale che non è riutilizzabile e riutilizzare il materiale ancora funzionante. In questa fase, tra la seconda e la terza fase, è anche importante un passaggio formale, che è quello di firmare a chi dona il computer una liberatoria. Perché? Perché è importante che chi dona il computer tolga qualsiasi responsabilità al progetto Treasure, a chi andrà a lavorare sul computer, sia in termini di bene proprio materiale, quindi dichiarando che lui lo dona gratuitamente al progetto, sia in termini di dati che sono all'interno
del computer. Il materiale che viene raccolto, i componenti che vengono raccolti, ci portano alla quarta fase, che è l'assemblaggio e la componentistica. Ovviamente questa quarta fase può anche non essere necessaria, nel senso che noi possiamo recuperare un computer perfettamente funzionante che viene dismesso per le motivazioni di cui parlavamo prima e quindi non è necessario mettere insieme diversi componenti. Possiamo altresì avere situazioni in cui i componenti recuperati vanno assemblati per costituire un PC nuovo riutilizzato. In questa fase è fondamentale parlare dell'ottimizzazione. Noi sia in fase di acquisto sia a maggior ragione all'interno del Threshware dobbiamo sempre pensare all'utilizzo, a quali prestazioni chiediamo al prodotto che andiamo a, in questo caso, ad assemblare. Sarebbe inutile creare un prodotto sovradimensionato. Noi sappiamo che i computer che andiamo, che usciranno dal Threshware sono computer perfettamente funzionanti, ma che ovviamente non sono per un uso professionale. Non potremo fare montaggio video, ad esempio, con questi computer, perché richiedono realmente prestazioni elevate. Quinta fase, l'installazione del software. Perché andiamo a installare software open source? Per due motivazioni principali. La prima è economica, prettamente economica. Il software open source non ha costi in termini di licenza, è gratuito, quindi ovviamente diciamo, va da sé, non comporta oneri per, diciamo, per il suo utilizzo. E anche in fase di donazione ci toglie qualche problema, in quanto per quanto riguarda il software proprietario, molto spesso si parla di una licenza ad personam, cioè che è personale. Quindi in fase di donazione noi potremmo avere qualche problema. Con il software open source questo problema si scavalca alla radice. La seconda motivazione che ci porta ad utilizzare software open source è quella legata alle prestazioni. Il software libero, Linux nel nostro caso, necessita a parità di prestazioni di una componentistica hardware più vecchia. Quindi è per questo che noi riusciamo ad utilizzarlo su computer che normalmente vengono dismessi. E a questo proposito andiamo su, diciamo, un paio di note tecniche per quanto riguarda il progetto Macerata Threshware nello specifico. Cosa utilizziamo noi a Macerata nel nostro progetto? Come sistema operativo utilizziamo Ubuntu 10.4, esistono moltissime distribuzioni sviluppate in varia maniera. Utilizziamo questo perché ha un buon livello di prestazioni, perché ha un'interfaccia grafica del tutto simile a quella che ad esempio stiamo utilizzando adesso di sistemi operativi Microsoft, e quindi il suo utilizzo è immediato da chiunque, anche da chi non conosce questo tipo di sistemi operativi. Due parole su questo. Linux fino a qualche anno fa aveva diciamo delle barriere, nel senso che diciamo andava compilato, avevamo sempre questa famosa schermata nera su cui andavano scritte queste istruzioni che per chi non aveva conoscenze tecniche diciamo era un po' problematico. Ora ripeto, con lo sviluppo di questi sistemi operativi questa barriera non c'è più. Noi potremmo tranquillamente trovarci di fronte a un computer dove c'è installato Linux, in questo caso Ubuntu, e non notare alcuna differenza se non la barra degli strumenti in alto anziché in basso o cose di questo tipo. Parlavo prima delle prestazioni legate a questo sistema operativo. Noi a Macerata riusciamo a far girare questo sistema operativo su computer che hanno queste caratteristiche minime: un hard disk da 10 giga, 256 mega di RAM e come processore un Pentium 3. La cosa più importante è scritta sotto
tra parentesi, queste sono caratteristiche tecniche di un computer che ha circa 10-11 anni di vita. Se noi pensiamo che prima si parlava di età media di utilizzo di un computer che è all'incirca di 3 anni, capiamo subito che stiamo parlando di un computer che sarebbe diventato rifiuto 8 anni fa. Noi continuiamo a utilizzarlo e non solo lo utilizziamo adesso, ma questo computer sarà tranquillamente utilizzabile da qui in avanti. Perché? Perché ha le funzionalità classiche di un computer domestico, ma anche per uso professionale, ad esempio per una segretaria. Un computer del genere con Ubuntu installato ha un pacchetto software completo, già autonomamente, ha un programma di videoscrittura del tutto simile a Word, al pacchetto Office, ha un programma per la grafica GIMP con tutte le funzionalità, programmi per la messaggistica, quindi ripeto, abbiamo un computer completo con funzionalità che non hanno nulla da invidiare rispetto a quelle che possiamo trovare in altri ambiti. L'ultima fase, che è quella che va ad impattare, dicevamo, con il discorso del digital divide, è la consegna del materiale recuperato agli utilizzatori finali. È parte integrante del trashware. Ci sono altri meccanismi di recupero di computer, ma il trashware si caratterizza proprio per quest'ultima fase. Il materiale recuperato viene donato gratuitamente ad enti no profit e soggetti penalizzati al digital divide. Cosa succede? Che abbiamo una serie di, ripeto, soggetti pubblici, privati, che non avrebbero la possibilità di acquistare un computer, per ragioni soprattutto economiche, soprattutto in questa fase di, diciamo, di crisi in cui ci troviamo. Scusate. In questo modo noi riusciamo a coprire, diciamo, questo ambito e riusciamo appunto a colmare questo gap che in una società dell'informazione come è quella di oggi è fondamentale. A Macerata la pubblica amministrazione, il comune di Macerata, l'assessorato all'ambiente ha deciso di farsi carico insieme ad altri soggetti di questa sperimentazione e a Macerata appunto questa sperimentazione è partita mettendo insieme diversi ambiti, il privato, il pubblico, l'associazionismo. E noi crediamo che questa sia la maniera corretta di affrontare questo tipo di problemi, anche per quello che riguarda la comunicazione. Se noi vogliamo che la percezione di determinati problemi abbia un'ampia diffusione, dobbiamo farlo a più livelli. E quindi ovviamente per le associazioni è più facile parlare tra di loro, per gli enti pubblici è più facile parlare tra di loro e via dicendo. A proposito di pubblica amministrazione, chiudo con, diciamo, una suggestione, un'idea per il futuro, una sfida. Il trashware nella pubblica amministrazione, questa diciamo, al momento sembra fantascienza, ma non vediamo perché debba rimanere tale. Cioè c'è l'idea che anche all'interno della pubblica amministrazione, almeno negli ambiti in cui non occorrono computer con prestazioni particolari, non vediamo per cui non si possano utilizzare computer recuperati attraverso questo tipo di dinamiche. Computer che abbatterebbero i costi all'interno della pubblica amministrazione, che anche loro in questa fase diciamo, hanno notevoli problemi, e in più ovviamente impatteremo sull'ambiente per i discorsi che abbiamo già fatto andando a ridurre i computer che diventerebbero rifiuto.